a tutte e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Ero qui che mi stavo preparando per girare un altro video e mi sono detta, visto che sto usando un sacco di prodottini nuovi che mi sono arrivati ultimamente, perché non cogliere l'occasione e girare il video? Così vi do proprio le mie impressioni a caldo. Quindi sicuramente andremo a provare i nuovi fondi stick di Mulac, Slay the Game. Mi sono state inviate 5 colorazioni dalla 1 alla 5. La tonalità che più mi si addice è la numero 3. Poi abbiamo le due ciprie, queste qui in polvere libera, la spugnetta che vi dicevo sarebbe arrivata ed in formato normale perché io ho anche la versione più piccola. Poi vado a provare due prodotti nuovi di NYX, o meglio, non sono proprio nuovi magari, però io non li ho mai provati. Uno è l'eyeliner cake. Allora, qui si aprirà un dibattito perché non tutti sanno che cos'è l'eyeliner cake. Io prima di fare l'accademia, di iniziare l'accademia almeno, non sapevo minimamente cosa fosse, però vi farò vedere il suo utilizzo e per chi magari vuole fare le sopracciglia in modo più naturale sarà una super scoperta. Vi faccio vedere come si usa e tutto quanto. Poi ho comprato anche questa qui che è un refill e si chiama Toffee ed è appunto una polvere per il contouring. E poi andrò a utilizzare alcuni prodotti della nuova linea di Neve Cosmetics Tea Time. Quindi detto questo io direi di iniziare, perché prima che decidessi di fare questo video stavo appunto andando con l'olio illuminante viso, questo qui appunto nuovo di Mulac. Tra l'altro tutti i prodotti sono scontati per qualche giorno, spero di riuscire a caricare questo video e che siano ancora scontati. Comunque appunto questo si chiama Dumix, vi faccio vedere che bello, ha tutte delle foglie d'argento all'interno. È un olio che ho già applicato, è la seconda volta questo che lo provo, vi dico la verità, perché la prima volta l'avevo messo su metà faccia per vedere l'effetto e nonostante io abbia la pelle mista, questo non la va a ingrassare ulteriormente, ma anzi rende l'utilizzo del fondotinta molto più scorrevole, soprattutto questi qua in stick. E poi comunque se lo mettete prima vi fa anche un po' effetto primer. Quindi lo sono andata ad applicare su tutto il viso, ho fatto due colate qua sulle guance e basta, appunto per non esagerare. Però è un olio appunto come dicevo secco. La cosa strabella di quest'olio, almeno una di quelle che mi piace di più perché poi lo dovrò provare meglio, è l'odore. Raga, c'è un odore di arancia, di qualcosa di buonissimo. Adesso io non so se andare prima con il fondotinta, direi di sì, oggi faccio un po' le cose al contrario. E appunto utilizzo Slay the Game, vi faccio vedere anche di questo la confezione. Qui c'è scritto Full Coverage Stick Foundation, io non ho mai utilizzato i fondotinta in stick, quindi sono curiosa anche di questo. La tonalità appunto è la 03 Norma J. La cosa carina è che ogni colorazione ha un nome diverso femminile. Il pack è questo qui col solito damascato e una volta aperto si presenta così. Ho sbucciato la numero 3 e dovrebbe essere quella giusta. La vado ad applicare così a strisce, cioè io vado giù pesante. E la spugnetta la utilizzo però asciutta, così andiamo a provarla proprio per bene. Allora, il fondotinta, come potete vedere, si sfuma abbastanza facilmente. Avevo paura che essendo in stick, essendo così corposo, logicamente perché rispetto a quello fluido è così, non si sarebbe steso. In realtà si sfuma anche molto bene. Il colore, come potete notare, mi sembra molto giusto, forse a voi risulterà un pochino più chiaro perché la luce mi sbatte diretta sul viso. Un'altra delle cose belle di questo fondo è che hanno creato 10 tonalità, quindi abbiamo le prime 5 che sono proprio tra le più chiare, ma già dalla quinta inizia a essere un pochino più olivastra la situazione e dalla 6 in poi va scurendosi. Come vi dicevo appunto ha un'altissima sfumabilità perché io in un minuto sono già riuscita quasi a sfumarmelo tutto. Coprenza modulabile perché potete andarci con comunque più passate, però anche con una, cioè almeno nel mio caso, va più che bene, da questo effetto super photoshoppato. Non è un fondotinta che secca troppo, non è un fondotinta che ingrassa troppo, quindi penso sia adatto un po' per tutti i tipi di pelle. Magari andate a leggere prima bene sul sito perché non vorrei dire qualche cavolata. Per quanto riguarda invece la spugnetta, visto che questa la sto usando da un pochino più di tempo, anche se era la versione più piccola, comunque è
uguale, vi posso dire che mi sto trovando da Dio. Non pensavo mi potesse piacere una spugnetta con questa forma, perché io ho sempre usato la Beauty Blender, adesso scusate che è zozzina, però comunque vedete che questa è tutta completamente uguale, mentre questa è tagliata. In realtà è proprio comoda, soprattutto nei punti dove io devo entrare bene negli angoli, anche soltanto per fare il bake magari in questa zona, mi faccio così strisciata e ho fatto, quindi è molto comoda. Il materiale è super super ottimo, sia per i prodotti cremosi sia per i prodotti liquidi, perché questo materiale non assorbe prodotto, quindi non ve l'andate a perdere. In più si pulisce stra facilmente e, essendo nera, vi dico così, una chicca in più, è anche molto più professionale, quindi davvero mi ha stupito un sacco, perché superare la Beauty Blender, insomma, ce ne vuole. E questa devo dire che è un degno avversario. Ultimamente poi sono diventata fissata con le spugnette, quindi ho comprato anche quella di Fenty Beauty, ma questa ve ne parlerò più avanti magari. Piccolo spoiler, mi aspettavo meglio. Poi sapete che io ho un sacco di rughette d'espressione, soprattutto sulla fronte, ma adesso mi avvicino e vi faccio vedere. Non mi va minimamente nelle pieghette. Logicamente è un fondo che almeno sul mio tipo di pelle va fissato. Per essere la prima volta che lo applico, non è affatto malaccio. Adesso, come correttore, vado ad utilizzare sempre qualcosa di nuovo che non vi ho mai fatto vedere. Anche questa qui è una cosa che faccio in accademia, soprattutto. Non sai mai chi vai a truccare, non sai mai che tipo di occhiaie, che tipo di discromia da coprire avrà. Quindi ho comprato questa palettina, che io conoscevo però non l'avevo mai provato, della Kryolan, che è quella dei camouflage. Sono dei prodotti extra coprenti, extra grassi, infatti ne basta proprio pochissima. E questa qui è la palettina in questione ed è la A, perché poi ci sta anche la B, la C, però ha diverse tonalità. E questa qui è quella da 12 colori, contiene queste tonalità che sono tutte correttive, però si possono utilizzare anche come fondi se li sapete usare bene. Io ci sto lavorando. Queste qui sono principalmente per pelli scure e queste per pelli chiare. E c'è anche il verde, il correttore verde, quello che si dovrebbe usare in teoria, non quello colore mentina. Però comunque adesso appunto vado a coprire la mia occhiaia facendo un misto di due colori principalmente, quindi di 3 e di 4. La cosa bellissima di questa palette, che io ho comprato in accademia, quindi l'ho pagata anche scontata, è che se vi finisce una cialdina potete toglierla, ricomprarla e rimetterla. Naturalmente non ve la consiglio se non dovete utilizzarla come lavoro, perché è un po' uno spreco. Magari comprate le singole cialdine, perché sono ottime, 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 vanno fissate bene, però se ne mettete poco poco fanno il loro lavoro. Io vado ad applicarlo con un pennellino, due fibre, così è bello morbido. Prendo i miei due colori, adesso vi faccio vedere che vi cancella subito se azzeccate il colore giusto per coprire l'occhiaia, senza il bisogno di applicare troppo prodotto. Sta tutto nel trovare il colore giusto che annulla il colore della discromia. Questo sarebbe un discorso un po' lunghetto da farvi, ci vuole anche un pochino di testa a capirlo, però una volta che si è capito il meccanismo, le discromie le coprite in 5 secondi. Quindi, fatto questo, io mi sono evitata il correttore, quello messo solito, che potrebbe benissimo metterlo, ma per un effetto illuminante, però io direi che lo lasciamo così. E adesso andiamo a utilizzare le ciprie. In gamma c'è sia quella banana, che è questa qui yellow, e quella white. Io logicamente per ovvi motivi andrò a utilizzare quella white, se no davvero divento color banana. Questa qui l'ho già aperta per vedere com'era. Allora, la confezione è così, quindi teoricamente è anche riutilizzabile, no? Aperto, a parte che è sporchina, abbiamo uno specchietto, il puff, quindi questa è comoda per settare bene, e qui ci sono i buchetti per prelevare il prodotto, o altrimenti, come la utilizzo io perché mi trovo sinceramente meglio, potete svitare la confezione e prendere il prodotto direttamente da qua. Io mi vado a prendere un po' di cipria, senza che faccio il bake, vado soltanto a prelevarla con un pennello da sfumatura e mi fisso soprattutto il contorno occhi. La cosa bella di questa cipria è che è molto profumata, anche questa è una collezione super profumata, è molto sottile come texture, quindi anche per il bake non dovrebbe essere malaccio. Fissa bene, non lascia appiccicato. Poi c'è un sacco di prodotto. L'unica pecca è che, allora, ho fatto una scoperta entusiasmante e per questo ringrazio Melissa Tani, tesoro ti saluto se passi per qua, che mi ha fatto capire che c'è un ingrediente nelle ciprie che è la causa del classico flashback. Quando vedete nelle foto dei red carpet, delle star, beauty guru, quel riflesso bianco sotto l'occhio o comunque in varie parti del viso, è perché hanno utilizzato una cipria che tra gli ingredienti ha la silica. Però se leggete qui,
c'è scritto silica. E questo è proprio l'ingrediente scatenante di questa cosa del flashback, che non è una cosa brutta, di più. Soprattutto se a un truccatore succede questa cosa su una persona un po' in vista, hai finito di lavorare. Quindi se sapete di andare in un posto dove vi fanno le foto col flash, evitate ciprie che contengono questo ingrediente. Chiusa parentesi. La cipria mi piace, ha questo problemino, però vabbè, che devi fare. La useremo in altre occasioni. E adesso ne prendo poca poca alla volta, con un pennello un po' più grande mi vado a fissare il viso. È bella questa cipria anche perché ne serve pochissima. Cioè guardate io quanto ne metto poca sul pennello, la scarico qua sul tappo e poi tampono sul viso. Adesso fissata la base per bene, io direi che passiamo a provare direttamente il prodotto per il contouring di cui vi parlavo prima. Adesso poi dovrò trovare anche un posto, ecco, stavo per cadere. Dicevo, dovrò trovarle un posto dove metterla, perché purtroppo non credo sia magnetica, servirebbe proprio la palettina, quella di NYX. Comunque vado col mio solito pennello, questo qui di Neve Cosmetics, prelevo il prodotto, piccole dosi perché non so ancora quanto scriva. Allora, effettivamente è abbastanza pigmentata, il colore mi sembra molto giusto per il tipo di ombra di cui ho bisogno. Devo dire che mi piace molto, ha un'ottima sfumabilità, quindi anche se ne mettete magari troppo all'inizio potete sfumare, sfumare, sfumare. E fatto questo, adesso passiamo alle magiche sopracciglia. Come vi dicevo, andiamo a usare l'eyeliner cake. Che cos'è? È semplicemente polvere pressata, che però si va ad attivare con l'acqua, quindi è come se fosse una sorta di acquarello, chiamiamolo così, semplifichiamo la cosa. Da quello che mi hanno detto in accademia, e io vi riporto appunto quello che mi dicono, che può essere giusto o sbagliato, questo non posso saperlo, l'eyeliner cake è quello che utilizzano il 90% delle volte i truccatori, soprattutto al cinema, in teatro, poi sulle clienti private. Naturalmente se gli piace il gel o la matita si va a utilizzare quello, però in generale si usa questo, che generalmente è diviso in due colori, il marrone e il nero. Questo qui appunto è di NYX, si chiama Cake That, ho faticato un po' per trovarlo, alla fine l'ho preso sul sito, però ce l'ha appunto consigliato la nostra insegnante di teatro e io ero super curiosa di provare questa eyeliner cake perché ce lo fanno usare da tantissimo tempo e quindi ho detto lo prendo. Questo costa mi pare 8,90. Con questo tipo di prodotto si può fare sia un effetto tatuaggio, quindi di quelli classici che vanno adesso, un po' più sfumato, un po' più definito, oppure l'effetto pelo pelo pelo, tipo microblading. Io oggi andrò a fare una sorta di base con il colore molto molto trasparente perché appunto non voglio un effetto troppo carico, e poi ci vado a disegnare pelo per pelo, non tutti i peli ma giusto dove mi mancano un po' di più. Il tipo di pennello che si va a utilizzare in questi casi è un pennello logicamente piccolo, poi sta a voi trovare quello che più vi piace. Io ad esempio utilizzo questo pennello di Sedona Lace EB19, come vedete è un pennello piccolo piccolo di precisione, oppure utilizzo quello di Studio 13, lo 01, che è quello che utilizzo anche in accademia generalmente, però adesso è sporco quindi uso questo. Quindi quello che faccio è, nel tappino mi metto un po' d'acqua, oppure se vi è più comodo potete metterla anche qua. Si va a bagnare un po' il pennello e poi si va sul prodotto. Essendo che ci sono due colori si deve andare un po' per cercarlo e poi si prova prima sulla mano, perché come vedete è molto scrivente. Visto che io devo fare un effetto trasparentino, lo vado a diluire molto con l'acqua. Quindi quando siete soddisfatte andiamo più o meno a disegnarci una forma. Logicamente questo prodotto, essendo a base d'acqua, non potete metterlo se andate al mare o in piscina perché non è waterproof, però non ci dovrebbero essere problemi se sudate. Logicamente sempre se sudate in maniera relativa, se proprio fate i goccioni d'acqua magari evitate, usate anche lì qualcosa di waterproof. Quindi come vedete è molto simile l'effetto al prodotto in pot, al gel. E adesso io con lo stesso pennello però col prodotto leggermente più intenso mi vado a fare anche i pelettini, pochi ma buoni. La cosa importante è non farli troppo spessi. Quindi questa è la prima sopracciglia, devo dire che è la prima volta che uso questo in particolare di NYX e non mi dispiace affatto. Un'altra delle cose belle dell'eyeliner cake è che una volta che l'avete fissato rimane là, cioè anche se ci passate la mano non se ne va, e ve lo faccio vedere qua sulle righe che ho fatto prima. Se fate così vedete che rimane. Quindi adesso mi vado a fare anche l'altra. Allora, come vedete questa seconda che ho fatto mi è venuta leggermente più scura perché ci ho messo più nero, quindi
quindi bisogna stare un po' attenti. Niente di recuperabile, perché col cotton fioc, se è troppo scura, ci passate sopra e se ne va l'effetto carico. Fatto ciò, adesso finiamo la base così passiamo agli occhi. Come blush utilizzo questo di MAC, che si chiama Blush Baby. Non ve lo giro perché è tutto sporco, ma credetemi, è un colore molto bello, molto naturale. Vado giusto a sporcare qua le guanciotte. E come illuminante utilizzo il solito di Mulac. Vediamo un po' quale vado a scegliere. Secondo voi è sempre lui, esatto, che è Eros. Mi viene richiesto sempre e quasi sempre è questo, perché per il mio tipo di pelle, che è molto chiara, questo è perfetto. E anche se io ne vado a mettere poco, come vedete, dà un effetto boom. Per gli occhi voglio fare una cosa semplicissima, e quindi prendo questo eyeliner di NYX Cosmetics, appunto della nuova collezione, che si chiama Darjeeling. È un colore molto particolare perché è un verde militare con un sacco di riflessi. Ve l'ho fatto vedere forse nell'ultimo vlog, uno degli ultimi. Questo è il colore, ma è molto più particolare, quindi lo vado ad applicare. L'unica pecca di questi eyeliner in generale, proprio questi di neve così in tubetto, è che hanno un applicatore secondo me troppo rigido, almeno io mi ci trovo un po' male, mi va addirittura a sbattere sulle ciglia, sulle mie ciglia, stiamo parlando delle mie ciglia, e quindi poi dopo quando vado a mettere il mascara devo sempre pulirle, perché altrimenti rimane questo effetto tutto appiccicato, perché altrimenti poi come durata, come formulazione non sono malaccio. Prima passo un po' dell'illuminante di prima su tutta la palpebra, giusto per sporcarla un pochino, dare un po' di luminosità. Allora, purtroppo devo dirvi che non mi sembra molto scrivente. Ho paura che dovrò fare molte passate, anche perché una volta che riesco ad applicarlo poi ci ripasso sopra e se lo porta tutto via. E come vi stavo dicendo, il prodotto si deposita tutto sulle ciglia. Forse devo provare direttamente a usare l'altro che era più scrivente. Adesso io provo a farlo asciugare e poi ci ripasso, vediamo un attimo. Diventa un po' più pigmentato, ma nulla di eclatante, insomma. Adesso utilizzo il piega ciglia, questo qua di Mulac, col mio solito metodo a tre pinzate. Come mascara utilizzo il Total Temptation di Maybelline, che vi ho recensito, se volete vederlo meglio nel dettaglio ve lo lascio nella scheda info. Come vi dicevo, mi sta piacendo tantissimo, lo utilizzo quasi tutti i giorni. Comunque fatemi sapere sotto nei commenti se vi piace questo genere di video, mi trucco con le novità, perché vorrei tanto farne altri, visto che è un modo semplice per farvi vedere i prodotti nuovi e farveli però vedere anche all'azione, quindi se poi vi interessa comprarli, nel caso, se vi fidate di quello che dico, perché spero di sì, potete farlo nel giro di poco. Quindi ad esempio io di tutti i prodotti, o almeno quelli di cui ritrovo il link, vi metto tutto nell'info box, sappiatelo. Quelli che non trovo il link vi lascio soltanto il nome del prodotto. Ok, sto alla terza passata del mascara e direi basta, perché l'effetto mi piace abbastanza. Vado a prendere una semplicissima matita marrone, questa è la pastello di NYX Cosmetics color ebano, la vado a mettere all'interno e poi la sfumo leggermente con un po' della terra di prima. Pennellino angolato, sfumo e fisso, così andiamo a dare un po' di definizione all'occhio. Mascara anche nella parte sotto. Per le labbra vado a utilizzare sempre dei prodotti della collezione nuova di neve, quindi abbiamo una pastello per le labbra, mi sono tenuta apposta naturale sugli occhi perché sulle labbra abbiamo questi colori molto forti. Questa qui si chiama Cloud, quindi la utilizzo per contornare le labbra. E i prodotti che troviamo sono due, un rosso e un rosa. Io penso che andrò con il rosa perché sta meglio. E questo qui è un vernissage, questo colore è Down the Rabbit Hole, e lo andiamo a mettere su tutte le labbra. Come vedete è molto scrivente, e una delle cose belle che mi piace di questi è che sono molto duraturi, non sono i classici lip balm che si tolgono. Fatto questo, questo è il look terminato. Vi avvicino un pochino così vi faccio vedere meglio l'effetto dei prodotti che sono andata ad utilizzare. Fatemi sapere, mi raccomando, qua sotto se appunto vorreste altre tipologie di questo video, se avete qualche prodotto da consigliarmi nuovo, se voi conoscevate qualcuno dei prodotti che ho utilizzato. Fatemi sapere tutto nei commentini. Io vi mando un grosso bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!